c'è anche la cosa bella. C'è anche una cosa veramente, veramente fighissima. Ok, sì, caruccia così la schermatina, però da oggi in tutte le mie live ci sarà la copertina nuova, modificata e molto molto bella. Poi bellissimo. In realtà è la schermata, diciamo il banner con sopra appiccicato praticamente live. Però mi piace, figo. Un po' se l'ha modificato. Indietro. Troppo indietro. Così sul canale mio. Ricarica. Non mi ha cambiato la copertina. Mi devo incazzare. Se fosse per me la modificherei remoto, però ancora non ho imparato a fare che la cambia prima. Questa. Salva. Sì, è questo va benissimo. Salva. Boh, magari devo aprirla così. Qui mi dice che l'ha cambiata la copertina, ma non l'ha cambiata per niente la copertina. Per una volta che mi ero anche impegnato a fare le cose fatte bene, non è giusto. E adesso finché non si vede la copertina non vado. No, ma che è solo il link del video? No. Sentite, non ho capito qual è il problema. E sinceramente diventare scemo per una copertina non c'ho voglia. Oh, bella, già un like. Lusso. Non ho ancora neanche condiviso la like a nessuno. Va bene, grazie. La Madonna. Di solito prima dei 10 minuti non c'è quasi mai nessuno. Meglio. Va bene. Ora condivido pure il link, quindi ora vediamo quanti siamo. Che oggi ci facciamo un altro bel torneino. Se devo proprio fare le sfide, arrivo a guadagnarne altri 600 gettoni, già ne ho 200, quindi viene fuori 4 pacchetti, più quelli dei torneo, ci sta. Ah, e ragazzi, seguitemi anche su Instagram, tanto dovreste trovarle in descrizione. Sentite, oggi tanto che le modifiche le sto a fare. Togliamo, senza offesa caro, ma togliamo il canale di Markip. Aspettate che mi sono perso le cose mie che mi servono assolutamente da mettere in descrizione. Assolutamente, se mi piacerebbe che voi possiate vedere in descrizione, così vi condivido anche il link di Instagram, che c'è la pagina Instagram del canale, dove pubblico solitamente le informazioni sui video eccetera, ed eventuali anche domande fatte a voi, tipo volete il video su questo, non lo volete, eccetera. Bella Markip. Ancora in descrizione trovate il link al mio account di Instagram, o meglio quello del canale. Comunque, io direi che per ora ci andiamo solo ad acquistare il pacchettino
E stavolta non prenderò spada e scudo solo perché non c'è più nulla che mi serva. Perché infatti oggi ragazzi vedrete forse la versione più potente dello tsunami. In quanto ora abbiamo ben due Lapras V slash VMAX. Per cui facciamo parecchio male. Ho rimosso una coppia di Cincino e Mincino, se non ricordo male, o di PJ e PJ8. No, era Cincino, sono sicurissimo. Comunque, primo match, così veloce veloce. Vediamo contro chi ci troviamo. Intanto metto anche della music. Soprattutto magari silenzio il telefono, nel senso le notifiche, così evitiamo i ding durante la live. Aspettate che non trovo più la roba. Comunque mettiamo avanti PJ sacrificabile e dietro Lapras. Energia Lapras, fine turno. Sì, ragazzi, ve lo dico subito, non è facile giocare mentre si fa tutto il setup. Qui a mezza partita, ecco Ok, ora possiamo stare tranquilli. Acquittato, ragazzi, non si sa perché, ma va bene. Acciaio psico buio, sì, acciaio drago buio elettro. Non ho idea. Vabbè, l'acciaio potrebbe essere tranquillamente lo Zacian. L'elettro il Dedenne, quindi mettiamo un drago. No, un drago acciaio. Mazzo di alga? Può darsi? Primo Pokémon che mi viene in mente con questa accoppiata. Visto che ci sono due carte praticamente identiche, solo che uno è drago e uno acciaio. Solo il tempo ce lo dirà. Giusto. Non ci avevo pensato ad ADP. Maremma Maiala ADP. Ma perché sempre ADP devo beccaio? Speriamo che non sia un ADP. Ragazzi, se questo è ADP Zacian, siamo nella merda più lercia. Vabbè, rimischiamo. Abbiamo un solo VMAX. L'altro nei premi. Merdognola. What the fuck? Why this? Che c'ha? Secondo deve pagare un costo maggiore di ritirare. Ah, è vero! Per l'effetto di Absol, balordo! Maledetto! Maledetto! Absol è molto. Cioè, questo ha scartato tre scambi. Vabbè, ma avanti ha ADP, quindi non è che gli serva tanto. Soprattutto ha praticamente Brickall. Zacian, ma mi sembra più che giusto. Regà, adesso prende, fa il GX e ce la mette lì. Lì dove il sol non batte. Spero che non si attacchi l'energia. Guardate che fa il vostro Phoenix, eh? Guardate che mossona che fa il vostro carissimo Phoenix. Si gioca tutte le carte, arbitro, pratica come se le avessi solo pescate. E anche noi abbiamo il nostro Zacian, però il mio è full art. Non cambia un cazzo, però è full art. E direi che ci facciamo questa, di Lane.
Spada Indomita me li prendo su tutte, li prendo chiaramente su tutte e tre. Quindi era inutile, di fatto. Dai però, veloce. Aspetta, ma non ha ancora usato il G. Mi sa molto strana sta cosa. La cosa che mi preoccupa è che questa lista purtroppo ha un nome e un buon risultato in ambito internazionale. Se volete andatevi a cercare ADP Zacian e capite cosa intendo. Ok, niente di che per ora. Tanto sto PJ l'ho messo avanti perché tanto ha da morire. In sto momento non mi serve a nulla. Meglio che muore lui che muoia uno di sti due, perché lui è una premio. Ciao Chiara. Eh sì, questo è quello che faccio nel tempo libero. Che cazzo faccio il pollice in su che non c'ho la webcam. Vabbè, comunque vediamo un po' cosa ci possiamo inventare in sto momento. Energia qui, Zacian o non Zacian. Zacian. Noi in sto momento, se peschiamo Snom con il Frosmoth, ci siamo ribaltati la partita, perché ho così tante energie da dare a Lapras che glielo sciotto a DP. Il problema è pescarlo. Ci servivano più due copie di quello che due copie di Lapras e controparte VMAX, a mio parere. Però anche questo è il bello di sperimentarli, mazzi. E non prendere le liste da internet. Non siamo proprio in una situazione rosea, ma proprio per niente. Aspetta che mi sta venendo un dubbio. Che non so se mi si sente, spero di sì. Regà, abbiamo fatto quittare ADP Zacian. E questa vale più di non so, vari 400 il muso. Aspettate che devo usare se sì. Aspettate un attimo che non capisco se mi si sente. Ok, sì, mi si sente ma non si sente la musica. Scusa, ma se devo alzare qualcosa è quello. Ok, così forse va meglio. Chiaramente contro Mazzware. Ok, abbassiamo un po' perché dopo non mi si sente più a me. No, raga, fammi una cosa. Leviamola proprio non per cattiveria, ma perché poi c'è. O fa solo da sottofondo fastidioso, si sente male.
Quando avrò i mezzi per farle, per mettere per bene la musica nelle live, la ricomincerò a mettere. Diciamo, è stato un esperimento. Ora mi spieghi, mazzo di merda, che ti ho fatto di male, che mi dai due pigge inutili. Stupido io che gli ho dato pure l'energia, perché l'ho sprecata dando la pigi. Au. Quanto è bello Au full art. Cioè, me le trainer full art fanno impazzire. E comunque, regà, trainer G Aurora. Sì, decisamente rimischiamo. Il fatto che non mi prende il click è una cosa che mi manda in bestia. E qui ce la dobbiamo per forza rischiare, caricandoci il Blastoise. Dico rischiare in quanto prende debolezza dal tipo erba. Questo è un mazzo da affrontare con Lapras. Però se Lapras non lo peschiamo, c'è poco da fare. Ecco, tipo lui prende dal tuono, perché tu prendi dall'erba? Perché? Cioè siete della stessa espansione, dello stesso tipo. Cioè lui teoricamente... Ah no, lui non ha ancora acciaio, niente. Allora... Arbitro. Perché a me le energie Aurora in questo momento sono solo che dannose. Ok. Qui ci dobbiamo inventare qualcosa. Non so se prendere Lapras. Sarò sincero, ho il dubbio, perché non so se mi conviene in sto momento. Se Lapras o Snom, prima. No, prendiamo Snom. E mettiamo giù. Ora. Pidgey tra poco ci saluta, perché comunque penso ce l'abbia un Carnivine in sto mazzo. Ecco, lui è un bastardo. Cioè, se tu giochi 4 per di Au e 4 per di Op, meriti la fucilazione, perché sono praticamente la stessa carta. Ma noi mai è che ci troviamo un mazzo che non ci faccia neri? No, mai. Bene, lui adesso ci può tranquillamente aprire a mo' di Verza. E quindi... Bella, ci siamo giocati una partita perché non sapevo che mazzo usasse. Perché lui ci sfonda. Cioè, uragano riposante. Cioè, già sicura da 30 in più fa 150. Su di lui fa 300. Lo secca. Ah, è vero che... Ah, no, sì, ce l'ho. Ah, è vero che avevo tolto il cursore. Sì. Pure. Pure Velamose Buzzwall. Che gioia, ragazzi. Vabbè, si pronuncierebbe Buzzwall, però ok. Perché gli hai dato così tanta energia, Fra? Ok, Frosmoth. Almeno il Frosmoth ce l'abbiamo. Noi adesso ci vuole qualcosa che ci faccia pescare come dannati. Perché adesso devo mettere giusto VMAX. Ogni tanto c'è la musichetta del gioco tanto carina. Anzi, magari ve l'alzo pure un pochetto. Aspetta. Teniamocele così le carte.
Cioè, mi tocca ricaricarlo da capo. Mi tocca ricaricarlo da capo. No, io adesso voglio pescare così tante carte da fargli il GX, quello potenziato. Così glielo dormo pure. Tanto questo qui fa cagare. E poi invece fa più male di questo. Maremma puzzola. Vabbè, raga, non ho capito. Questa qui la perdiamo. Dimmi tu se mi tocca perdere la partita perché il gioco è stronzo, perché qui è questione del gioco che è stronzo. No, vabbè, c'ho parole. Cioè, guarda, tocca mandargli in pasto i Pokémon per cercare di caricare un Blastoise. Cioè, la combo è che si carica da solo. Oh, vabbè, c'ho parole, c'ho parole. Quando dico il gioco mi odia, intendo dire questo. Toh. E mo che cazzo spero io? Che quale santo inizio a pregare adesso? Ma vaffanculo. Cioè io che ci faccio adesso? Toh, guarda. Toh. No, manco la kill la te faccio piano. Vaffanculo. Tanto che era persa. Possiamo considerarlo quittare, ma sempre fino a un certo punto. Sì, vabbè, mazzo elettro, non c'ho parole io. Vi rendete conto di tutti i mazzi che stiamo a incontrare? Però io voglio capire. Psico e acciaio. Acciaio saranno o il Jirachi o lo Zacian. Tipo Psico, Mew. Mew che non fa prendere i danni dietro, penso. Tra parentesi potrei anche toglierle ste Pregeable. Tanto lo pesco comunque. Allora, dai, almeno abbiamo una partenza che non faccia schifo, più o meno. Siamo avanti, Piplup. PJ non lo mettiamo manco giù, lo mandiamo subito via. Ok, tanto puoi solo che chiudere il turno adesso. Andiamo via PG, ci prendiamo subito il nostro. Ecco, stavolta servi tu Blastoise. Perché lui non prende il doppio dei danni dai tipi elettro. Poi. Perfetto. Sculatona tattica. Duri poco. Ecco, Villop è morto già. Fa 30. È stupido. Si poteva già portare a casa una kill. Bene. Meglio per noi. Di fuga, ok. Perché adesso dovevi partire con Jirachi. Adesso con questa mossa da lei portata a te. Sei un idiota, sei.
sei un coglione. Cioè, lui mi poteva già aver shottato Piplup. Però no, lui vuole buttare giù Blastoise. Coglione. Perché gli dà 3 punti, no? Cioè, 3 carte. Lui c'ha 2,70. A voi a colpi da 30 di dita. A voi invertio. Guarda che imbecille che sei. Oh, madonna santa, guarda se devo perdere come prima perché non più ho l'energia, Quanto mi incazzo. Una gana del. Tocca vedere quale poi, se quello normale o quello GX. Vabbè, mo fai 90. Oh, tanto lo so, ma fai 90 su Pirimplap, se non sei un idiota. No, non ci ho capito un cazzo di come funziona il mondo quest'uomo, Mi dai un'energia, gioco di merda, ne ho 20 nel mazzo, non mi dai un'energia? Vabbè, una gana del normale, meglio così. Ah, perché se me lo sciotta, almeno c'ha... Ma mi dai una cazzo di energia? Ma mi dai una cazzo di energia? Toh. Ora forse un po' di paura di lui ce l'avrai. O mi devi far sclerare in turkmeno? Maremma puttana, hai rotto i coglioni. Guarda, tanto almeno un'energia la pescherò su 6 carte, voglio dire. No, perché sennò mi incazzo. Tutta adesso, maremma stronza. Vai. Blastoise. Hydrogenesis. E mi riassegno energia a lui. Ma adesso ti pompo che ti bono. Ciao Maria Sara, ciao. Però magari adesso mo pure col Girace, guarda. Questa è la volta buona e spezzo la tastiera. Fra tanto mi fai 160. Cioè manco con lui caricato me lo shotteresti, però va bene. Ora io spero di pescare una Center Lady, così, o qualcosa per pescare altre 2 o 3 energie. No, 2. Sì, ma tu diventi anche 3, così intanto lo segno anche dietro. Wow, ma allora sei forte, sei. Sei proprio una bestia. Ma perché io non sto zitto? Cioè adesso posso provare a attaccarlo, sì. Madonna santa. Lui adesso con 50 me lo shotta, no? No, 2,30 mi porta. Ah, lui spera di arrivare a 3 così può farmi più male sia con Xurkitri che con Naganadel. Ecco perché sta cercando in tutti i modi di ammazzarmi Blastoise. Pensa che mazzo di merda che si basa sul fatto che prima devi più a 3 premi. Non c'è mazzo di merda tra gli sti... No, non c'è. Lo dovrebbe raggiungere. Ora io mi ci metto, mi faccio creare la mod con... Che mazzo di merda. Eh sì, però... Figa... Non ce credo. Il bello è che se mandano di sti due via tanti schiaffi. Oh, senti, amico mio. Idrogenesi? Oh, un po' di gioia in sto mondo. Tanto lui dura poco. Tanto lui non mi attacca. Con lui non mi attacca. Spero. Se mi attacca mi fa 30. Te prego, attaccami. Te prego. Te prego. Te
Prego, attaccami. No. Non m'attacca, via. Che poi è stupido perché non gli serve a nulla dargli tutta questa energia a Naganadella. E adesso devo stare. Ecco. Perché tutte ste energie gli dai? Perché? Perché? È uno spreco di energie questo. Vabbè, punto di svolta. Bravo! Guarda adesso io qua. Io adesso prendo e lui gliela ammazzo. Anche se non ce l'ha in campo, gliela ammazzo. Questa. Guarda, memoria. Toh. Tuffo diretto. Ma vaffanculo. Toh. Vai, ora che me vuoi fa? 160, fammi 160, sti gran cazzi. Tanto lui mi è inutile. Beh, lui c'ha 320. Ne dovrebbero fa troppi danni per mettermelo giù con gli elettro no, però in questo caso non mi sembra troppo pericolo. Che cazzo? Vabbè. Oi, su dai. Vai. Ancora caricamento, ancora. Raga, qua è stupido. Grande, ti sei fottuto pure il boost. Grande coglione. Toh. Andiamo dietro lui. E Lavras. Vai. Ora mi fai, ora mi fai 80. Dice, voglio proprio vedere ammazzarmelo 80, con 80 danni a botta. Cioè manco lui mi sciotta con tanto di debolezza al tipo suo, eh. Fate capire. No, però mi sa che quella perdiamo, ma per un motivo diverso. Perché mi sa che mi anticipa. Cioè devo sperare che mi lasciano a 30. Così uso la pozione. Cioè l'unico caso in cui la pozione mi è veramente utile. Vabbè, punto di svolta. Questo non è un gran danno. Già il prossimo sarà un po' più pesante da reggere. 180. Quelli in più sono. Oh madonna. 70. Cioè lui può scartare tutte queste energie qui però. Ok, con questo sono 100. 170. Ecco. Seccato Lavras. Dai però, hai vinto. Non metti giù altro. Guarda. 3,40 di 20 mi ha seccato. Dica, oggi non è giornata. Tutti i mazzi avvantaggiati stiamo a beccare. Purtroppo il matchmaking è... vale più di... testa. Croce. Te pareva. Ma te sa normale sta cosa? Ok, snob. Partenza notte e merda. De più.
anzi, che stavolta mi sa che un mazzo fuoco. Forse per una volta becchiamo un mazzo svantaggiato. Sarebbe un miracolo. Vai via l'Apsol. Tanto lo so che Piloma sta. Ah no, ok, Piloma sta probabilmente già ce l'ha in mano. Insieme alla caramella rara. Perché il gioco mi odia. Desiderio stellare, così si addormenta. Però chiude il turno, no? Almeno ci ha detto bene per quanto riguarda le carte del mazzo. Iniziamo a caricare. Così, va? Questa Aurora, scartiamo. Rosmoth, acqua. E ora in pratica ci basta pescare il V-Max e gli abbiamo seccato. Ciasfi, stupido. Fra, lo puoi ritirare? C'ha il lo skateboard. Poi non conosco il mazzo, però di solito funziona che tu lo tiri dentro solo per usare l'effetto, poi lo ritiri indietro. Con lo skateboard, appunto. Vabbè, fa come ti pare. Questi qui che per fare una mossa ci vogliono 14 anni. Sta caricando il fossile dietro con l'energia fuoco. Cremorant con energia in più va via. Con energia in più schioppa male. Adesso siamo a 180, ok. No, il Lapras. Ok, croce tanto, vabbè. No, ci teniamo a bada, eh. Per ora vorrei evitare di scartare Lapras. Desiderio stellare. E tua madre fa un bel lavoro. No, saldatrice, no, saldatrice. Vabbè. Ecco, quel Vulpix già non mi piace per niente proprio. Adesso mi ci vorrebbe. Oddio, che fa colpo sputo?
di una grandissima latrina. Iniziamo a caricarci pure quest'altro Lavras, va? Che qui prima o poi ce lo shottano. Porca t- è davvero così forte? Ah, però scarta tutte le energie, ok. Vabbè che costumazzo non ci mette niente a ridargliele. Gli danno energia. Welder. Merda. L'importante però è uno. Cioè la cosa è una. Almeno Cremorant è normale, quindi non ci saranno Pokémon che subiscono il doppio, in quanto non c'è nessun tipo che subisce debolezza dal normale nel GCC. Perché se no era un casino, perché 160 moltiplicato per 2 all'attivo sono 320. Cattura becco. Che fa? Circondanza meno due carte, aggiungi a quelle che hai in mano per iscriverti il tuo mazzo. Questo si ci avrà un'energia in mano. Ne pia un altro? Welder. Sono abbastanza convinto di sta cosa. Guardate, eh? Energia e Welder. Ah, non me ne fa bene. Bastardo. Cioè, quasi tutte le carte poi ti costringono a rivelare le carte che hai scelto. Tranne questa. Quindi non so neanche... Lo sapevo! Lo sapevo io che c'è la saldatrice. Mo si porta a casa il sai a due premi. Non mi sembra così stupido da prendere e attaccare questa. Cioè, rendete conto che se io mi colpisce questo e faccio il VMAX con un altro colpo me l'ha shottato uguale, sì? E infatti si prende i due premi perché evidentemente stupido non è. Ma io adesso prenderei, cioè spererei almeno in un arbitro. No, martello. Lui è un bastardo, perché queste carte qui vecchie con GX e EX, cioè se non hai 90 in più. Questa carta quando è uscita non erano ancora uscite le V, quindi lui non la conta. Per cui lui adesso mi fa 180. Quanto odio sta cosa. Dovrebbero fare una cosa più sui in base al valore. Cioè c'è il valore, fai con punti salute da 200 in su, che quindi sono tutti di solito Gigamax, EX, GX, cazzi e mazzi, e tanto pure Lavras muore adesso, e io mi incaso come una bestia. Cioè lui adesso mi shotta Lavras, l'unica opzione rimasta, quindi è cosa? È Blastoise. O caricare Zacian, ma è un suicidio. Caricare Zacian, anche perché non posso caricare Zacian, mi sa. Cioè la mia unica opzione è rimasta il Blastoise. Vabbè. Spero che almeno nel torneo ci dica un po' meglio. Raga, gli è rimasto un'energia. C'è un'energia, una carta premio. Camilla, guarda mo se mi dà tutte e due i VMAX quante ne tiro, eh. Rimischiamolo. Guarda mo c'ho il Blastoise nei premi come minimo. Ah ok, almeno quello no. Tanto lo posso anche scartare Lavras VMAX ormai. Spada innomida e peschiamo. Ando lui, switch. E Camilla. Che non è stata proprio gentilissima, la spada indomita.
Oh, almeno c'ho la cosa lì, ultima chance, quindi. Quindi un cazzo, perché fa schifo sta mano. E adesso devo sperare in un'energia acqua. Così assegno questa. Lo curo da un fotto di danni e poi posso usare anche la Giga, la GX. Perché? Perché sei pezzo di merda da 1 a 20? Quanto sei pezzo di merda da 1 a 20? Ma vaffanculo. Questa cosa subito, magari il torneo va bene, invece deve scasso, deve trovare solo merda contro. Cazzo, comande tsunami. Ok, come l'altra volta, manca un giocatore solo. Iniziamo il torneo, speriamo bene. Marin Mastro. Siamo già bene, insomma. Proprio partenza da Dio. Meglio mi sento, guarda. Il minimo sto qui c'ha mazzo elettro. Cioè pure al torneo. Pure al torneo devo sclerare. Pure al torneo. No, ok. Sembrerebbe un mazzo psico in verità. Sono misterioso, ok. Cioè, ma fra tutti i mazzi psico con Gengar Mimikyu. Mari e mane, dai. Togli questa energia, va? Se ti piacerebbe. Sì. Arbitro. Energia acqua. E ora tutte le carte allenatore che trovo le devo usare tutte. Sapete, vuol dire tutte? Perché con Gengar Mimikyu mi stronca. L'infame, capito? Sì. Ma meno male. Ti prego, dammi un Lavras, un Blast. No. Che te pare? Che mi può andare bene una volta. Marimma maiala cane. Dai, vigilia cross. Fammi indovinare. Oh, ora del... Dai, tanto non c'ho energia in mano. Però può usare poltergeist. No, caso gli orrori può usare. Può giocare le carte che ha in mano. E se ha due energie, quante ne pesco? Pesco fino ad avere settima. Capito perché dico che il gioco fa schifo? Ecco, fa 100. Non posso manco tirarci i Pokémon? No, se te pare. E chiaramente che pesco? Che posso pescare secondo voi? Marimma ladra? Quando dico che il gioco è una merda, intendo questo. Cioè, già online, no? Cioè, che poi non è che il gioco è una merda, sono alcuni giocatori che sono delle merde. 50 più, no, 50 per... Ah sì, perché ne ho 3 in mano, giusto.
Allora, io posso fare un sacco di cose adesso, perché io prendo questa e scarto Pregio Ball e prendo Blastoise. Lo lascio a zero possibilità di farmi dei danni. Questo, Primplup, via. Snom. Giusnom. Posta. Prendo lui, ma giusto per. Ok. Tu devi essere il primo a morire. Che gli assegna? Contrappeso. Se hai più carte prima di mente il tuo avversario. È bravo idiota. Te pare che scegli un Pokémon come Pokémon attivo. Oh, senti, io mando Snom a morì, ma sa che me frega, Maremma schifosa. Magari ti piana dissenteria fulminante, guarda. Sono stupido, perché volevo fare una giocata sensata, però. Vai, questa. Energia. Scarto. Sono un coglione perché mi serviva prima Prosmof. Però ok. Mettiamo giù. Cioè, comunque tu a rimischiarmi le carte in quel modo col timbro sei un bastardo, eh. Le cose quando tocca deal, tocca deal. Cioè, sta giocando a un torneo. Cioè, tu non ti puoi iscrivere a un torneo con un mazzo di. Cioè, tipo quello. Ma dove ti sta bene? Adesso tutte le allenatore che trovo le uso subito. Manco lui uso più. Cioè, me devi far pescare a forza le carte adesso. Mo la trova la carta che fammene pescare a forza, che non lo so. Ditto, che cazzo ci devi fare con Ditto? Capito perché gioca Poltiges? Perché pesco due carte. Cioè, peschiamo entrambi due carte. Palloncino. Poltiges. Poltergeist. Non ho strumenti. Non ho strumenti. Ora l'unica cosa che chiedo. Switch. Punto preferisco più a lui. Non perché mi serva, ma perché almeno ha un senso prenderlo, ovvero non prendere danni. E ora, se non sbaglio i calcoli, mi manca un'energia per metterlo giù, no? Allora. No, mi manca un'energia precisa. Perfetto, tanto ora. Lui mi farà pescare. Energia a lui. E ora me la rischio. Perché potrei pescare Switch. Mamma mia, che culo! Che culo, signori! Andiamo avanti. Giga pompa. E i due Gengar e Mimikyu dietro iniziano a tremare. Boom. Pure Pokénav, ottimo. In questo modo posso vedere le prossime carte e giocare d'astuzia. Devo mandare un Pokémon avanti. E io ti mando Piplup. Cincino, no, Cincino no. Lui pratica non gioca con le sue carte. Gioca che io ci devo avere gli strumenti in mano. No, il Pokénav è vero, ho sbagliato, invece non dovrei esultare, dovrei essere triste. Che ho preso il Pokénav. Vabbè, io faccio di questo. Switch. Pokénav. Empoleon.
Fammi una bella cosetta. Guardate che bella cosa che faccio adesso. Io uso praticamente l'allenatore in faccia, che lui quello che spera è che io le tenga in mano, e gigapompa. Cioè lui in pratica in questo momento io ho bloccato il mazzo avendo capito come funziona. Poi volendo il prossimo turno posso iniziare a fare l'infamotto anch'io. Devo prendere e mandare Empoleon e gli shot i Pokémon dietro, che lo posso fare tranquillamente. Perché il prossimo turno scarto Pidgeot, gli do l'energia. Devo shottare lui, devo shottare. Prima che mi rompa i coglioni. Farà a meno, scarta una, pesca due. C'ha tre carte rimaste nel mazzo. Il momento di... Maremma bastarda. Primplap. Ma dopo proprio la facciaccia tua ce fa adesso. Vista? No, bene, di più. Facciamo così, va? Facciamo proprio la bastardata. Rimischio Empoleon. Per riprendere Empoleon. Che può sembrare una mossa priva di senso, ma mi sono levato l'unica cosa che il quale mi può far danno. Energia. Scarto lui. Memoria. Tuffo diretto. Cincino. Ti prego, non una... Te pareva che non mi dà lo strumento? Vabbè, mi fai 50, non è che sono tanti. Vi posso dire che lui adesso sapete perché sta tenendo questi qui di... Hai capito, eh? Che ha messo lui per pararsi i danni. No, ho pensato che io posso attaccare anche davanti. E che prima o poi questi due in campo li dovrà mettere. Velox Ball. Chi ti prendi con la Velox Ball? Ok, benissimo. Ora mando lui, che giustamente mi sono un attimino rotto i cones di subire basta per un'intera live. Gigapompa. Continuano a mettermi caos gravitazionale anche se contro il mio mazzo non serve a nulla. Energia acqua. Yes. Vai. Lui spera che io adesso abbia... Lui adesso mi copia gli attacchi, è vero? Brutta merdina. Poi mi serve un'energia Auro. Perché qui non ci serve rischiare adesso, no? Quindi cioè non ho bisogno di rimischiare. Tanto io sono messo bene e lui nella merda. Quindi lo scarto tranquillamente. E gigapompa. Lui non è arrivato al fatto che il danno sia dovuto alle energie in più assegnate. Vabbè, mi fai 40 danni, sto a 130. Con lui non mi puoi hittare. Con lui non mi puoi hittare. Lui mi puoi fare 30 danni. Arrivo a 160. E big damage proprio. Vai. Io ti sfiderei adesso a attaccare. Penso che quitta subito questo. Adesso spera di farmi male. No, lui adesso è convinto di farmi male. È diverso. Poltergeist. Non avevo carte in mano. Merda. E lui, signori, quitta. Quindi passiamo già alla fase successiva. In semifinale, signori. Perché 10 minuti? Infatti, 10 secondi. Quindi ci possiamo già mettere qui.
con due pacchettozzi e 100 gettonazzi. Ok, un'oretta che sto in live, bello, divertente. Con delle carte di merda, però lui non ha il base, gli manca il base, e ciò è buono per me perché è una carta in più per noi, cioè per noi, per me. Ok, mazzo fuoco, ora bisogna solo capire quale mazzo fuoco è. Sperando non sia Reshizard. Mettiamolo subito qui. No, peggio è Blacephalon, ragazzi. E Blacephalon, fidatevi, che è ancora più stronzo di Reshizard. Che Blacephalon fa 50. Cioè, io posso lui può scartare quante energie fuoco vuole dalla mano e fare 50 per ognuna di esse. In pratica, scarta 3 energie su 150. È un piccolo Charizard, diciamo, solo che invece di scartarle da assegnate devi scartare dalla mano. Switch, chiaro. Claro come il sol. Skateboard di fuga, ovvio. Infatti la prima mossa da fare col Jirachi è proprio prendersi subito lo skateboard. Con la Velox, chi si va a prendere? Di solito questo mazzo si gioca anche un GX, mi pare, di Blacephalon. Guardiamo la carta che gli serve, sta nei premi. No, infatti, sì. Probabilmente non gli serviva il Jirachi, però è l'unico Pokémon utile che ha trovato. Però sto giro gli dice veramente, beh, why do you do this? Da prendersi un altro skateboard e fare una serie infinita. Va bene, va bene, va bene. Allora, scartiamo questa. Cioè, usiamo questo più che altro. Speriamo un Pokémon, così almeno uno qualsiasi. Buono, almeno non devo neanche usare la communication. Ci prendiamo anche il Blastoise, perché non si sa mai. Vai. E Zacian V. Sculatona, signori. Cioè, noi abbiamo chiuso praticamente l'incontro. Quasi chiuso, diciamo. Cioè, formalmente ce l'abbiamo in tasca. Perché ora, a meno che non gioca, non so, qualche GX di tipo incolore, se ha tutti gli altri con fuoco, con 180 per 2, che è 2... Aspetta un attimo, raga, che io coi calcoli veramente faccio cagare. Sono 180 per 2, sono 360. Per cui anche gli dessero, per dire, la cosa, quella per subire meno danni, mi basta dargli un'energia in più. E ci vediamo. Ora spero che tu adesso, quello stronzetto lì, per tu non abbia la terza energia da dargli, giusto perché ti farebbe andare ai pazzi. Incendiare. Ah, shit. Here we go again. Vabbè. Dubito abbia due energie da poter What the fuck c'è? Non ho capito un cazzo. Ok, mandiamo Piplup a morire. Io farei una cosa veramente da infami. Tanto speriamo bene nella testa, e chiaramente viene croce. Però no, non usiamo l'abilità e ci teniamo così, buoni buoni. Ah, questa forse. No, allora come cazzo ha fatto? Aspetta.
Giraffa, censù, una delle carte premium. Non sto capendo. Sarò sincero, non ho capito come ha fatto a fare. Cioè, perché ha fatto più danni. Danni maggiori. Non capisco. Aspetta, forse questa. Ok, si fa 30 danni in più. Ok. Ma che se no, quando non capisco le mosse dei miei avversari, poi mi sale il panico perché non so come rispondere. E io rispondo così. Tanto è una prisma, quindi non va neanche scartata. Va nell'area perduta. Quindi prego, egregio. Beh, vi facciamo i complimenti per il mazzo, perché comunque è un bel mazzo. Soprattutto perché gira molto bene. Anche se ti sono rimaste 15 carte. Flo 32, quindi 14 carte, pardon, 13 carte. Che cazzo è? Raga, c'era un Charizard lì in mezzo. Ah, adesso farà un malecane. Ve lo dico subito, lui adesso prende e me lo sciotta. Forse riesce addirittura a sciottarmelo, sapete? Perché c'ha un sacco di carte. Cioè, prima uno è arrivato a farmi 400 con sto mazzo. Prima che iniziasse a fare la live, stavo già giocando un pochino. Sono trovato contro uno che ha fatto un fottio di danni. Erano 400 danni. Cristallo di fuoco, le pia se le aggiungi in mano. No, raga, lui muore adesso, lo dico subito. Secondo cristallo. Cioè, già questi sono 300, vi dico solo qui. Due ce le avrà qui in mezzo. Esagerato, frate. Vabbè, raga, mi sa che ci dobbiamo accontentare di questa posizione. Palla di fuoco circense. 3,50. Vabbè, è stato parsimonioso. Però, raga, gli è rimasta un'energia premio sola da prendere lui. E penso che 2,70 per lui adesso non è un problema farmeli. Per cui, boh, spada indomita sperando. Tanto non posso attaccare, quindi. Ok, 150. 250. Raga, non è in mano, vuoi dire che non me la, non se l'è lasciata. C'era, purtroppo, raga, questo mazzo è troppo forte. È veramente, veramente forte. Infatti stavo pensando di farmelo anch'io. Che mena veramente, veramente tanto. Vabbè, comunque non ci è andata male. Perché comunque siamo arrivati qui. Quindi abbiamo un gettone, 100 gettoni con i quali prendo un altro pacchetto. E due bustine random. Eccolo Madkip, ti sei perso la mia sconfitta con lo tsunami contro un mazzo fuoco, bravo. Però se te lo vuoi andare a rivedere indietro puoi capire che non era facile. Cioè, colpa mia, ma fino a un certo punto. Che insomma, faceva 350 a botta. Mi ha shottato due che davano tre premi e si è preso tutti e sei premi. Vado io quello lì quasi quasi. Tanto le carte di per sé quelle lì non dovrebbero costare un cazzo. Me lo faccio real e ci vado a giocare in fumetteria per far incazzare la gente. Comunque ragazzi, mi raccomando, in descrizione link di Instagram, mi raccomando. Ora aspettiamo che finiscano loro due.
così ci prendiamo i premi e andiamo a spacchettare un po'. Vediamo un po' se tra scambi c'è qualcosa di utile. Orto. Ditto. Ma è una merda sto ditto. Cioè, o meglio, non è propriamente una merda, però non è neanche così forte. Certo che chiedono tanta roba per i Labras, sarebbe veramente figo trovarne una del... Se per due Labras un pacchetto, ma piede l'under, quello. Sempre lui, eh? Sì, non c'hai capito proprio nulla. Ah, vabbè. No, ma loro, guardate che infamia. Pacchetti da 6 carte. Che tipo, non so neanche come si ottengano i pacchetti da 6 carte. Però non mi sembrano proprio vantaggiosi. Lui invece è proprio infamotto, eh. Di comunicazione Pokémon, che se ce n'ho, ce n'ho una in più. Cioè, se mi chiedono, se mi offrono qualcosa di buono per un comunicazione, perché no? Peccato che mi offrono solo merda. Pure tu, non ci ha capito un cacchios. È sempre quello di prima. Un'energia ora. Vabbè. La gente si deve fare i mazzi tutti full reverse, è veramente bellissimo negli scambi. Che tu li vedi che ti offrono praticamente un mazzo già fatto per avere una copia in reverse. Bellissimo. Regluta del Team Flare per occhialini metallici. Vabbè, questi qui mi frega niente, però gli occhialini metallici. Cioè, più che altro è per disfarmi di una carta che non mi serve. Allora, questo qua sotto che offre un bit per Labras. Sì, sì, trovato. Non l'ho scambiato, tranquillo, fra. Bello, questo qui almeno è uno scambio vantaggioso, un minimo. No, Labras, quest'altro comunque, ragazzi, me lo sono fatto scambiare. Mi ricordo manco che avevo offerto tipo tutte carte EX e Turbo vecchie, che quindi non ci facevo nulla. Tipo, se qui uno mi chiede una carta vecchia, ma però sono curioso, perché se il bit è, non lo so, Hyper o Full Art, più o meno ci sta come scambio, ma se è un bit normale per un Labras V, cioè, mi spiace dirtelo, ma non c'hai capito nulla della vita. Bomba gigante, bici da cross. Io più che altro sto aspettando che finisca il torneo. Eccolo qui. Ah, ok, full art, però non è neanche sto granché bit, eh. Cioè, non fa schifo come carta, però boh, non mi dice niente. Cioè, in pratica assegna un'energia base in più durante il turno. In alcuni mazzi può essere pure forte, però cioè, se tu c'hai già la carta che ti fa assegnare le energie, è abbastanza inutile, cioè, poco versatile. Oh madonna, questo qui veramente non ci ha capito nulla dalla vita. Oh, ma quando finisce sto torneo? Vabbè, intanto se andiamo a fare una partita. Un avversario buono, possibile, cioè buono, un avversario che non abbia
Mazzi troppo forti. Non ho idea di che mazzo sia. Che bello non iniziare neanche con i base. Veramente un'emozione unica, bellissima. Ti riempie proprio il cuore di gioia, soprattutto quando finalmente peschi il base ed è una merda come Piplup. Comunque ragazzi, vi ricordo domani sul canale ore 15, 14 e 15 video con Mudkip, appunto proprio sul CCC, dove ci sfideremo in un pack opening versus, o meglio ci siamo già sfidati una settimana fa più o meno, l'abbiamo registrato. E ne approfitto anche per ringraziare il caro Mudkip, perché per problemi tecnici ha avuto la gentilezza di editarmelo lui il video, perché io avevo dei problemi tecnici e non riuscivo, cioè avevo tipo il programma di editing che come provava a sovrapporre le clip sfalsava, cioè ero riuscito a editarlo, cioè le indicazioni me le dava giuste, poi esporto il video 25 secondi e lì forse mi è venuto un attimo il dubbio che potesse essere successo qualcosa. Ok, che fa? Ah, niente, mi sciotta Piplup col veleno. Vedete, adesso ti tolgo quella, madonna, ti tolgo l'energia psico. Sono sicuro che ci riesco, guarda. Croce. Croce. Surf libero e torna dietro. Welder. Ok, devo avere 6 energie attaccate a Lapras. Non sarà facile, ma ci devo riuscire. Lapras B. Adesso pesco energie. Perfetto. Ragazza, è fatta. Surf libero. Dietro, energia. Ora mi serve solo switch. No, peccato che hai messo Mewtwo dietro. Tanto so già che non troverò mai switch adesso che mi serve. Madonna santa, che stronzo. Tanto ora lui muore, va bene. Cioè va bene, lui prende 300, cioè 3 carte. Quindi rimane ad 1. Merda.
Solo che, regà, io ancora non ho pescato il Lapras VMAX. Quello è il mio problema. Trappola di Koga, chiaramente. No, bastardo! 120 più... ah, in più sicura da 100. Merda. Vabbè, io aggiungo questo alla fine. Non è sto gran... peso. Malo veleno, ok. Due 10, confuso, vaffanculo, tieto mare. Vabbè, raga, lui adesso gli basta ti basta passare, dai, perché dovete far perdere tempo? Cioè, raga, se voi giocate a sto gioco e perdete tempo così, siete delle brutte persone. Guarda, guarda. Che mosse inutili. Cioè, io non ci sto a perdere tempo così, toh. Tanto hai vinto, toh. Se serviva con Mary, eccetera, no. E allora perché lo fai? Dai, va bene, su. Muovete che oggi già mi stanno a girare. Oh, ma a che punto stanno? Ok, se stanno a giocare la finale, ok. Ma si vede tanto scatti, raga? Cioè, perché a me il gioco va fluido. Ok, mazzo acciaio, quasi sicuramente è un mazzo, il mazzo di coso, di Melmetal, mi pare fosse. Cioè, mi ricordo c'era un mazzo acciaio che comunque veniva usato in sacco e picchiava forte. Aspettate, ragazzi, provo a attrezzare sto microfono. Sì, fra, non mi rompere. Vediamo un po' che ci abbiamo per iniziare. Siamo così, Piplup dietro Lapras e Mincino. Ho fatto il contrario. Cioè, il microfono invece che raddrizzarlo l'ho tirato ancora più giù. Ok, ora è dritto, preciso, perfetto. Che poi di rientro non cambia niente perché assorbe da tutti i lati, però mi dà fastidio dopo. Ok, un momento il tuo avversario sta scegliendo e poi un attivo, il tuo avversario sta scegliendo i Pokémon. Cioè, da non averne manco uno. Certo che pesco una carta. Bene. Quasi tutto ultra creature, che per la mia gioia, quindi stanno proprio sui maroni le ultra creature. Cioè, Pokémon era un gioco tanto tranquillo, normale. No, hanno dovuto aggiungere gli alieni. Centrale elettrica. Ok. La power plant. Ok, va benissimo. Tanto non uso GX. Ma questa Mudkip, attento che il tuo Keldeo, questa qui la soffre. Che le abilità di GX non hanno effetto. It's my turn. Maremma maiala, ce la so fa testa oggi. Oggi è proprio giornata, no, eh? Cioè, al minimo nei pacchetti manco trovo qualcosa. Oggi manco nei pacchetti riuscirò a trovare qualcosa, lo dico subito. Infatti mi sa che fa prima a darli via in scambio che aprirli. Energia e Judge. No, 40 più 90 non mi fa un cazzo, comunque poi lo curo. 40 più 90 speso, sono 100,
130, sì, vabbè. Niente di pesante sul mio. Maremma bastarda. Oggi non è proprio giornata. Non ci trovo solo mazzi di quelli che vanno a sfondamento. Se il totale delle carte non è entrambi i giocatori esattamente 6, il costo di questa tappa. Allora, testa. No. Chiede fare 130. Cioè, mi lascia 10, capite, sì? Cioè che non mi arrivano le energie. Nel mazzo ne ho 20. Guarda. Guarda che schifo, guarda. Toh, vai. Porta da ca. No, raga, io non ce la posso fare oggi. Io oggi non ce la posso proprio fare. Toh. Tanto non avrei pescato l'energia, quindi vai. Oh. Fatto il torneo, perfetto. Andiamoci a comprare un altro pacchetto. Non ho visto manco che pacchetti ci ha dato. Ne prendiamo. Non c'è stata. No, cioè, non posso acquistarlo nemmeno. Cosa? Oddio, mi sono scordato quel nome. Vabbè, prendiamoci i legami. No, no, no. Gioco di squadra. E voglio il Jirachi. Vediamo un po' che pack ci ha dato. Legami e tempesta astrale. No, sentite, apriamoceli, almeno faccio un minimo di content in sto gioco, in sta live. Almeno cortesemente spero di trovare qualcosa di buono negli altri due pack. Cioè quelli non quelli scambiabili, voglio dare qualcosa. Ok, Wishy Washy, che è una merda. Qui non mi dare nulla. Proprio zero. Se no va a finire come l'altra volta con Indy di Full Art, che è inutile in gioco e che non lo posso dare via. Caspitalità di Erika. Però no, ho trovato due holo. Sto gioco è capace di contarmele come se fossero due hyper. Dai, dammela qui una bella hyper di quelle cazzute, tipo non lo so. Areshi Zardo, vuoi darmi Deden? Non mi offendo se mi dai Deden. Mi offendo se mi dai Cartana. Vabbè, almeno ho trovato questa per il Charizard. Vabbè. Vabbè, pure l'energia tripla non è male, però. Voglio qualcosa di tosto da poter dare. Tempesta astrale che poi trovo. Tra un po' va pure fuori rotazione. No, guarda, mo mi dà la roba qui come mi manco. Vabbè, io l'avevo detto e non trovo nulla, l'avevo detto. Non c'ho parole, vediamo un po'. Scambio. Facevo meglio, ripeto, a scambiarli i pacchetti. Veramente non oggi proprio zero. Vabbè, mi è andata bene troppi video di fila, quindi cioè il gioco proprio dice basta, mi hai sfruttato fin troppo. Infatti mi sa che dalle prossime live proverò a portare anche qualcosa di un po' più, almeno porto qualcosa di diverso una volta tanto. Di niente, cioè
Cioè, non c'è uno scambio decente? Nessuno vuole dar via un pacchetto così a buffo? Praticamente ci sarebbe questo. Vabbè, raga. Qua da fini. Aspetta, no, aspettate, forse questa. No, se l'avrò svip sta roba. Sempre per l'Avras. Ma perché mo tutti vogliono sto l'Avras? Non se l'è cagato nessuno da quando è uscito praticamente. Lo chiamavano il fratello stronzo dello Snorlax, poi invece lo Snorlax non lo usa nessuno. Cioè, non ho ancora incontrato un mazzo con Snorlax. Tutti i mazzi che ho visto invece con l'Avra. Bello, peccato che è inutile. Oh, fra, eccolo, questo unknown è molto, molto stronzo. Però devi avere tipo 600. 60 danni totali sui tuoi Pokémon, quindi è un po' un'arma a doppio taglio. Dunque dai ragazzi, qua da Phoenix è tutto. Ciao.